Matteo Ferrario, buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie, grazie per essere qui insieme con noi nel Posto delle Parole, bentornato. Architetto e giornalista, ha scritto tre romanzi, Dammi tutto il tuo male, uscito per HarperCollins 2 anni fa e finalista al premio Porta d'Oriente, Buia nel 2014 e il mostro dell'Interland l'anno successivo. Architetto e giornalista. E poi ovviamente anche scrittore. In che modo queste tre realtà si attraversano, si compenetrano e poi si dialogano tra di loro, Matteo Ferrario? Ma direi soprattutto attraverso la professione di giornalista, che è quella principale, nel senso che come giornalista io mi occupo di argomenti tecnici, mi sono occupato di architettura e di costruzioni, adesso di infrastrutture, quindi diciamo che quello è il mondo in cui convergono la mia formazione tecnica e l'amore per la scrittura. Ma architettura e scrittura, ovviamente hanno molto in comune. Sì, anche perché io credo che la componente progettuale sia fondamentale in entrambe, anche le storie vanno progettate, vanno programmate, soprattutto quando si tratta, come in questo caso, di romanzi. Credo che sia una prova sulla lunga distanza. Un racconto può essere anche scritto molto rapidamente, anzi è meglio che succeda così, mentre invece per quanto riguarda un romanzo è diverso, c'è una fase di pianificazione, una fase in cui, di ricerca anche della voce narrante e quindi credo sia, sì, sono entrambe delle discipline più vicine alla maratona che ai 100 metri, ecco, mettiamola Che così, se bello, volessimo usare una metafora più sportiva. vicino alla maratona, quindi la maratona è sudore, è impegno. Ma lei come architetto, poi parliamo del romanzo, ma lei come architetto ama l'architettura? Vale a dire, le pongo la domanda in un'altra forma, è soddisfatto dell'architettura che ci sta intorno? Dipende, io credo che una certa parte dell'architettura contemporanea sia molto interessante. Credo che in ogni epoca ci siano esempi più o meno validi di architettura, è una questione proprio di linguaggi, E un po' come nella qual è il letteratura, linguaggio credo. architettonico a cui lei, si riferisce, per esempio, tra i mostri sacri dell'architettura? Tra i contemporanei, dicevo, tra i Tra i classici, mettiamo. contemporanei, per esempio. Ce ne sono diversi molto validi, credo che ci sia Daniel Libeskind, Zaha Hadid, che è scomparso da poco tempo, ma ha progettato molti edifici significativi. Il Maxi di Roma, se non Come il sbaglio. Maxi, che forse non è una delle sue opere migliori, però credo sia davvero stato un grande architetto. Per Roma credo che sia già una cosa molto bella, certo, e non è delle sue migliori, però quello spazio bianco del Maxi di Roma è veramente molto molto particolare, almeno per quel poco che ne so io, chiaramente, sono un turista. Anche Richard Meier, per esempio, ha contribuito all'architettura contemporanea di Roma con il Museo della Rapacis, che è stato molto contestato, anche in quel caso magari non è una delle sue opere più significative, però io trovo che sia stato un grande contributo, un grande miglioramento rispetto alle condizioni precedenti. Quindi, io credo che l'architettura contemporanea, se ha un dialogo con il contesto, possa essere molto, molto importante per la vita di una città. È importante che una città anche antica come ad esempio Roma continui a vivere, che si evolva, che ci siano degli edifici nuovi. Lei ha detto una cosa importante, che continui a dialogare, è lì veramente dove tutto si risolve, perché spesse volte, ahinoi, il dialogo non esiste. Il silenzio che rimane. Harper & Collins è la casa editrice, Matteo Ferrario è l'autore di questo romanzo che si sviluppa per circa 300 pagine. Vogliamo raccontare l'immagine di copertina, perché l'immagine di copertina in questo caso è veramente molto particolare, perché dice molto su questo silenzio che rimane. Ce la fa vedere con parole sue, Matteo Ferrario. L'immagine di copertina è un caso in cui due forme di espressione artistica si sono incontrate in modo inconsapevole, quasi involontario, nel senso che
L'immagine è stata scelta sulla base di una delle scene più importanti del libro, quella in cui la compagna, la moglie del protagonista, Davide, che è anche la voce narrante della storia, si aggrappa a un abito appeso a un ometto che doveva indossare per la serata, per un'uscita insieme. In quel momento lo tira fino a strapparlo e con quel gesto rivela per la prima volta un malessere che poi porterà anche a un periodo molto difficile per loro, un periodo di separazione. Questa è una scena che poi è stata ripresa per la copertina ed è stata scelta un'immagine che è quella di un dipinto, di una pittrice canadese. Che realizza dei soggetti realistici, dei trompe-l'œil, e si tratta di un abito sgualcito, di un colore rosso molto intenso, vicino ad esempio a quello del sangue, ma anche a quello della passione, a quello dell'amore, appeso a un ometto. Quindi diciamo che è un cuore vestito che condensa molti significati del libro, perché questa è una storia, sicuramente una storia d'amore, ma è anche una storia molto legata ai suoi tempi, perché c'è un sequestro in cui vengono coinvolti Davide e Valentina, appunto componenti di questa coppia, e poi ci sarà un periodo successivo al sequestro in cui Davide sperimenterà la condizione del sopravvissuto, in un'epoca in cui tutto può essere spettacolarizzato, soprattutto sui social network che sono molto presenti in questo libro. Ecco, in questo senso è una storia molto legata al periodo che stiamo vivendo. Io rimango ancora, Matteo Ferrario, per qualche istante sull'immagine della copertina, perché vorrei ricordare che di Anne-Marie Kornchuk, ammesso che io pronunci bene il suo nome, sono andato a curiosare attraverso le sue opere, e una delle cose che mi ha colpito di questa artista è che a un certo momento trovo scritto, se ricordo bene, che le opere di Anne-Marie Kornchuk sono momenti di lotta silenziosa. E mi ha riportato alla storia di questo libro, del silenzio che rimane. E perché qui il silenzio è qualcosa che si gioca come elemento di forte protagonismo. Lei in esergo mette due frasi, una di Guido Morselli, l'altra di Dante Virgili. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Matteo Ferrario? Ecco, allora ce le fa ascoltare queste due frasi. Certo, tra l'altro sono due citazioni che appartengono a due libri che sin dall'inizio ho considerato un po' gli estremi del campo su cui volevo muovermi con questo libro, perché si tratta di un libro che descrive la condizione del sopravvissuto e quindi volevo affrontarla da un doppio punto di vista, quindi sia quello di chi si chiede perché a me e non agli altri, come nel caso di Guido Morselli e di Dissipatio HG, sia dal punto di vista invece di chi odia tutti, come nel romanzo di Virgili. Le citazioni sono queste: non mi giudico, non ho apprezzamenti da fare su di me, mi è chiaro che sono superstite, e questo sì, è indubbiamente assurdo, ingiusto, grottesco. Questo è Guido Morselli in Dissipatio HG. Considero la mia vita conclusa, desidero la non esistenza, ma l'odio per me e per gli altri non tarda a riaffiorare. E questo invece era Dante Virgili in La distruzione. Dante Virgili, che non sapevo nulla di questo scrittore, che è naturale a volte non sapere e pubblicare la propria ignoranza, e Dante Virgili è stato uno scrittore, tra l'altro, morto, credo, negli anni 90, e negli anni 90, e questa citazione è tratta da uno dei suoi libri, La distruzione. È stato scrittore anche di libri per bambini, tra l'altro sotto diversi nomi. E questa frase, considero la mia vita conclusa, ecco, io mi fermerei su questa vita conclusa, perché quando c'è una separazione la vita diventa strappata, e lì c'è una conclusione, c'è qualche cosa che viene consumato, non tanto come relazione che giunge alla fine, ma forse per creare una zona di un silenzio che permane, un silenzio che attraversa, un silenzio che poi a volte ti può schiacciare.
che la dimensione del silenzio sia fondamentale in questo libro, nel senso che da parte del protagonista c'è anche una ricerca di silenzio, di pace, una sorta di interruzione di tutto il rumore esterno, che invece purtroppo continua con il dibattito sui social che divide, con trasmissioni televisive sull'argomento. Quindi a un certo punto della storia Davide vorrebbe soltanto che calasse il sipario su quello che è successo e che lui fosse libero di vivere il proprio dolore in una forma privata. Il libro comincia con un resoconto giornalistico di un sequestratore che pare essere un ragazzo molto giovane, forse straniero, e le notizie sono molto poche. Le notizie sono molto poche, però sappiamo che ci sono degli ostaggi. Ma voltando la pagina, il libro comincia con queste parole: eravamo stati felici. E questo è il voltar pagina. Sull'eravamo stati felici, però quando sei felice nessuno sa in che modo sei felice, te ne rendi conto quando questa pagina è voltata, e quindi si arriva a ripensare tutto, a ripensare Valentina, a ripensare tutti quanti i rapporti, a ripensare le relazioni, a quello che poteva andare o non andare. Ecco, c'è questo processo a quello che è stato, un processo a quello che avrebbe dovuto essere. In verità non è solamente un esame di coscienza, ma è un qualcosa che è fortemente psicologico in questo libro, Matteo Ferrario. Sì, credo che in una certa misura sia anche una riflessione sulla coppia. Magari non è un aspetto che avevo considerato tra i principali al momento di iniziare a scriverlo, però riflettendoci a posteriori credo che ci sia anche un po' una riflessione sul senso, sulla possibilità di essere coppia nel mondo di oggi. Ci sono sempre state difficoltà e ostacoli nei rapporti tra le persone in qualsiasi epoca. Io credo che però ce ne siano alcune che sono più specificatamente legate al loro tempo. Nel nostro tempo una delle difficoltà principali che si trovano di fronte i componenti di una coppia, secondo me, stanno proprio nel rumore esterno, in tutta quella invadenza ad esempio dei social, ma non solo, che a un certo punto va arginata. Insomma, secondo me una coppia deve essere capace a un certo punto di mettere un argine a tutto questo e ritagliarsi i propri spazi. Quindi ecco, forse è un po' più difficile di quanto non lo fosse in altri periodi. Sì, è difficile anche per Davide, che la persona che narra questa vicenda, è la persona che prende per mano questo silenzio e si contorna di silenzio, quasi a nascondersi, sempre che io abbia compreso bene questa storia. In un passato, dicevo poco fa, di un esame di coscienza, un passato di se e di ma, però questa voce narrante ci racconta quello che è successo dopo l'orrore del sequestro. Però si continua a essere sequestrati in questa bolla silenziosa, Matteo Ferrario. Sì, si continua a essere sequestrati perché a un certo punto subentra anche una dimensione piuttosto nuova per Davide. Lui dice non mi ero mai reso conto di quanto odio ci fosse in giro finché non ne sono rimasto vittima anch'io. E, dopo il sequestro lui capisce che quell'odio sta iniziando a contagiare anche lui. E solo in quel momento si accorge che è diventato un po' il linguaggio del tempo. Anche l'odio c'è sempre stato, ha sempre fatto parte del cuore umano, però Davide si accorge che nel suo presente, nella società in cui vive, è diventato un po' una cifra espressiva, insomma, ed è un qualcosa che possiamo riconoscere, credo, anche in questi anni nella nostra realtà. Insomma, spesso i social magari diventano un veicolo di questo odio, non perché il mezzo di comunicazione in sé sia un male, ma perché chiaramente può essere utilizzato con facilità e molte persone ne approfittano per sfogare il proprio odio, il proprio rancore. La cosa che mi colpisce è che quando ho iniziato a scrivere questo romanzo
c'era questo fenomeno, ma non era ancora così preponderante come lo è adesso. Insomma, nel momento in cui stavo finendo di scrivere il romanzo, mi sono accorto che il racconto della mia storia era ormai un racconto del presente, purtroppo. Un racconto del presente che non può non fare i conti con i racconti del passato, i racconti del presente. Noi oggi ci raccontiamo su Messenger, ci raccontiamo sulle chat, su WhatsApp e così via, su Facebook. Però non con un senso di nostalgia, ma con un senso molto reale di quello che è stato. Il nostro protagonista, a un certo punto trova una scatola, se ricordo bene, una scatola con delle lettere e scopre che queste lettere erano lettere d'amore che il padre mandava a sua madre. Ecco, queste lettere d'amore che lui si è messo a leggere esattamente in ordine cronologico, sembra di vedere oggi, invece leggi quelle poche parole striminzite nel WhatsApp, no? Nel messaggio WhatsApp, invece qui lettere scritte a mano con tanti racconti, ecco, c'era un respiro del tempo profondamente diverso e ricordo che vado a vedere se trovo la sottolineatura Matteo Ferrario. Ricordo che quando il protagonista legge queste lettere, ecco, era stato come assistere a un dietro le quinte della mia famiglia, non ero affatto pentito. Perché se avessi lasciato quelle buste ben chiuse, riconsegnandole al loro oblio, non avrei conosciuto un lato insospettabile dei miei genitori, non avrei saputo dei desideri, delle esitazioni, degli errori da cui ero nato, e così via. Ecco, non per guardare dal buco della serratura, ma per guardare in faccia la realtà, che non è una realtà solamente nostalgica, ma una realtà molto più profonda, quello che sta scrivendo Matteo Ferrario. No, non è soltanto una dimensione nostalgica, anche perché lui ripensa quelle lettere ponendosi un problema etico, nel senso che lui è appena stato sul profilo Facebook della moglie, si chiede se sia giusto farlo, perché in realtà si sta introducendo in una dimensione che doveva rimanere soltanto privata, riservata a lei, però poi arriva alla conclusione che sono le intenzioni essere veramente importanti e c'è un moto di affetto che lo porta a questo, sia verso il profilo Facebook della moglie, sia verso quelle lettere che gli avevano permesso di vedere dei genitori una parte che non aveva mai conosciuto. Quindi, come diceva giustamente lei, non è un atto di voyeurismo, ma è un tentativo di abbracciare una parte più ampia di una persona per cui si prova amore. Ecco. Quindi lui dice: forse se non avessi aperto il profilo Facebook di Valentina non avrei scoperto alcune cose di lei. E sicuramente la dimensione delle lettere era una dimensione che aveva un rapporto completamente diverso col tempo. Però ecco, non credo che tutto questo sia andato perso. Probabilmente è una questione di rapporto col tempo, di supporti. Ecco, non so se qualcuno magari fra 20 anni, fra 50 avrà ancora le possibilità di vedere ciò che ha scritto su WhatsApp il proprio padre o la propria madre. Però credo che l'importante siano le relazioni, quindi che qualcosa si salvi nelle relazioni. È un peccato però non conservare questa memoria o comunque da qualche parte viene conservata chissà dove. Una volta c'erano semplicemente quelle lettere, oggi invece sono questi messaggi impalpabili. In un qualche momento forse possiamo anche pensare che sia a scrivere i messaggi da parte dei nostri protagonisti e possiamo vedere anche noi stessi al posto di questi protagonisti, sia a scrivere lettere di un tempo. C'è anche una sorta di esibizionismo, soprattutto nei messaggi, e questo in questo romanzo esce fortemente, la personalità che prende altre strade. Sì, ad esempio una vicenda di un'altra superstite del sequestro che trasforma la sua vicenda addirittura in una fonte di successo, di fama, in un lavoro, perché si tratta di una blogger che era incinta della sua secondogenita al momento di essere sequestrata e poi ha trasformato tutto in
un racconto a puntate sui social, in un libro. Quindi insomma ci sono anche modi diversi di vivere un trauma e un'esperienza come questa. Anche questo fenomeno io lo vedo molto presente nei social di questi anni. Quindi credo valesse la pena di raccontarlo anche perché anche Marina, che è questa superstite, che poi diventa la mamma blogger, che racconta insomma come è sopravvissuta all'esperienza del sequestro, credo che anche il suo sia un modo di essere coppia, di essere famiglia, che viene messo a confronto all'interno del romanzo con altri, con quello di Davide, con quello di Jacopo, che è un altro Un altro personaggio protagonista. che ha perso il proprio compagno nel sequestro. E quindi insomma si tratta di uno sguardo sul mondo, sulla società di questi anni, che si intreccia poi con la vicenda privata, che è sempre quella che mi interessa di più. Non riveliamo ovviamente come si sviluppa la vicenda di questo nuovo romanzo edito da Harper Collins, scritto da Matteo Ferrario, Il silenzio che rimane, ma la parte finale dove lui in un certo modo fa una confessione dicendo che per anni aveva provato a inventare storie al PC sottraendo tempo al lavoro, e non penso solo sottraendo tempo al lavoro, l'unica cosa importante invece era un'altra, di credere di ricavare da tutto quel tempo dei momenti di gioia. Tutto quel tempo che lui aveva sottratto ad altri, e si rende conto forse che era troppo tardi. Chi lo può dire? Quanto tempo, Matteo Ferrario, noi sottraiamo noi stessi e alle nostre relazioni care, o quelle che presumiamo care, invece inventando storie, scrivendo messaggi, raccontando vite ad altri, quando la vita vera ce l'abbiamo a portata di mano. Certo, infatti questo è un rimpianto che attraversa tutto il libro, perché lui rimpiange molto tutto il tempo che lui e anche Valentina hanno sottratto anche in modo futile al loro rapporto. Naturalmente poi è un rimpianto che diventa più acuto quando non c'è più possibilità di rimediare, quando il tempo insieme è finito una volta per tutte. Quindi sicuramente in questo in Davide c'era uno scrittore inespresso, lui aveva un romanzo incompiuto, cui ogni tanto riprendeva a lavorare, quindi c'è anche questa dimensione, diciamo, del rapporto con le storie, però lui appunto nel finale ammette che l'unica storia di cui gli fosse mai importato era quella con Valentina. Prima di salutarci, Matteo Ferrario, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, quello che mi fa compagnia in questi giorni non mi sta piacendo molto, quindi preferisco dirle quello che ho finito precedentemente, che è La cena di Herman Koch, un romanzo di qualche anno fa che però anche qui è molto, molto legato alla contemporaneità. Parla di due fratelli che si trovano per una cena con le rispettive mogli in un ristorante di lusso. Sembra una serata come tante altre, basata su argomenti futili. E però invece queste due coppie devono affrontare un tema molto delicato, che è un crimine particolarmente odioso commesso dai rispettivi figli insieme. Quindi è una storia che ricorda un po' i film di Haneke, quindi molto dura e anche attenta a un certo modo disfunzionale di essere genitori, di essere famiglia, quindi molto interessante. Un libro che mi è stato consigliato, che mi sento di consigliare anche ad altri. Ma mi piace essere curioso, ma non troppo, rispetto alla lettura invece che non le è piaciuto, senza rivelare ovviamente tutto quanto, ma è normale che un libro possa anche non piacere. Ma in che modo non le piace questo libro che lei ha appena finito di leggere? No, lo sto ancora leggendo, in realtà mi delude un po' perché è di un autore che in precedenza invece mi ha
è molto piaciuto, quindi, però preferisco appunto non Ma parlarne certamente, perché poi non tutte le cose riescono, o forse non tutti i libri sono adatti nel momento in cui uno lo legge, perché a volte succede che un libro dici non ti piace, lo riponi e poi lo prendi, che ne so, un anno o due dopo e quello va fino alla fine scorrendo leggero, succede. sì, i libri devono arrivare nel momento giusto. Matteo Ferrario, autore del libro Il silenzio che rimane, il romanzo edito da HarperCollins. Grazie ancora, Matteo Ferrario, del tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei.